Botta e risposta sui social, i 5 Stelle attaccano, il vice sindaco Bulgarini va a Sagre, la replica via social, urla, risse, bivacchi nel parco, i residenti di Viale Verona sono esasperati. Pugni, calci e torture all'ex compagna, 41enne vicentino in manette. Blitz delle forze dell'ordine in Campo Marzo, passato al setaccio il parco. Nuovi monitoraggi nella zona di Trissino, oltre ai pass, verifiche su altre sostanze cancerogene. Urta la bici, la fa cadere, 19enne aggredito dal branco, finisce all'ospedale. Edizione di Vicenza dei notiziari di Rete Veneta, buonasera e ben ritrovati. Polemica ferragostana via Facebook tra Daniele Ferrarin, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, e il vice sindaco Jacopo Bulgarini sullo sfondo della partecipazione di quest'ultimo alle sagre di paese. Sentiamo. Ferragosto si scatena la polemica, un botta e risposta tutto via Facebook tra il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Daniele Ferrarin e il vice sindaco Jacopo Bulgarini. Sullo sfondo le sagre tra costicine, polenta e ferri e un buon bicchiere di vino. Inizia ufficialmente la campagna elettorale a Vicenza, tuona il consigliere pentastellato del suo profilo Facebook e continua puntando il dito direttamente sulla comparsa alle sagre del vice sindaco Jacopo Bulgarini Delci e dei due assessori Nicolai e Cordova, che con lui hanno dato vita all'associazione culturale elettorale Vicenza Domani, nata il 10 giugno. Passaggio in sagra documentato dallo stesso Bulgarini sul suo profilo social, foto che non è sfuggita al consigliere del Movimento 5 Stelle, che su Facebook rimarca tale presenza e scrive: solo ora, a meno di un anno dalle elezioni, prima nessuno si era mai preoccupato di essere presente costantemente nei quartieri, di essere vicini ai cittadini delle periferie. A Vicenza girava e gira tutto attorno al centro storico. Ora però, visto che i voti per diventare sindaco passeranno soprattutto attraverso i quartieri, tutti avranno a cuore le periferie. Per il consigliere pentastellato Ferrarin la cosa pare quanto mai chiara, le sagre consentono una visibilità immediata, permettendo, scrive, anche di trasmettere le più classiche promesse elettorali. La replica non si fa attendere, a rispondergli sempre via Facebook lo stesso Bulgarini. Caro Daniele, attacca ironicamente il vice sindaco, io sarò pure il peggiore dei peggiori, ma i due assessori e amici Umberto Nicolai e Anna Maria Cordova non sono esattamente figure ignote nei quartieri, specificando poi, come se il consigliere non ne fosse a conoscenza, sono i due assessori che per delega, sport, istruzione, partecipazione, decentramento e per impostazione politica hanno più sistematicamente lavorato con e per i quartieri. Bulgarini poi passa dalla parte ironica a precisazioni e affonda: mi sa che in campagna elettorale ci sei entrato tu, rigettando al mittente l'accusa. Non c'è niente di male visto che vuoi andare a governare la città. E poi, come voler chiudere la questione, il tono della replica si fa ironico: noi ci siamo fatti un paio di grigliate e un po' di chiacchiere con gli organizzatori, senza promesse, ma con un bel po' di bicchieri, tranne Nicolai che è astemio. Scaramucci di Ferragosto, insomma, che preludono a quella che non mancherà d'essere una campagna elettorale lunga e non priva di polemiche. L'amministrazione lancia il nuovo regolamento antidegrado nei parchi, ma intanto nei quartieri aumenta l'esasperazione. La convivenza con gli stranieri sembra impossibile. Vediamo. Negropoli io chiamo questa. Ci sono troppi extracomunitari. C'è una situazione difficile? Sì, parecchio. Per me sì. È una mia opinione, sinceramente sì. Viale Verona, il quartiere dietro Hotel della Villa, una serie di palazzini in buono stato, un parchetto e una convivenza che si fa ogni giorno più difficile, soprattutto da quando il comune ha messo a disposizione dei richiedenti asilo una palazzina in quartiere. Quando sono in troppi, perché lì c'è una casa che hanno affittato a loro e tutta una casa del comune affittata a loro, ce ne saranno dentro 40, non lo so, di tutto. Ormai è diventata una zona invivibile, io abito lì. I miei figli abitano qua, non possono uscire più alle 8 di sera col cane perché è impossibile. È impossibile, è una città, un quartiere, non una città. Ormai siamo al punto di non ritorno, che il sindaco o il prefetto o chi per loro si prende le sue responsabilità, li hanno ghettizzati tutti in questa zona qua, e questo non è giusto, non è giusto. Mi sembra un altro viale Milano.
15-20 giorni fa sono state raccolte anche le firme per una petizione per chiedere al comune di intervenire e i residenti accusano. Colpa del sindaco comunque. Perché? Perché lui è responsabile dell'amministrazione della città. Intanto rimangono i bivacchi, le risse, le urla anche di notte. Sono aumentati elementi proprio un po', diciamo che non danno la tranquillità. E poi si deve, quando esci proprio si deve guardare le spalle, perché non sai mai con chi hai da fare, proprio tanta paura. Succedono tante cose di notte, sì. Litigano? Litigano forsennatamente, sì, magari poi non lo so cosa facciano fra di loro, ecco. E poi non si ha paura a uscire. Stamattina io sono uscita alle 7 qualcosa, ne dormivano. Tutte le panchine sono loro, i prati sono loro, fanno un'arretata i vigili o la polizia, ma dopodiché passa il santo, passata il miracolo. La cronaca aveva ridotto in schiavitù la compagna, in manette un buttafuori vicentino. Da Compagno ad Aguzzino, un incubo quello vissuto per mesi da una quarantenne veronese che ha subito la violenza e le paranoie brutali del fidanzato Luca Pauletto, 41enne residente a Vicenza, butta fuori in un locale cittadino già noto alle forze di polizia. L'uomo l'ha ridotta in totale schiavitù, in preda alla gelosia la picchiava, calci, pugni, schiaffi, le infilava la testa nella tazza del water per fargliela pagare se aveva parlato con una persona a lui sconosciuta, le controllava maniacalmente il telefono cellulare, le impediva di usare social network, le vietava ogni contatto, meno che meno con uomini, tanto che lei ha dovuto persino licenziarsi dal posto di lavoro. La tempestava di messaggi con insulti, la minacciata di morte, un inferno durato fin troppo dal settembre 2016. Solo un mese fa, infatti, lei ha deciso di scrivere la parola fine denunciando l'ormai ex compagno, portando in questura a Verona tutto il materiale che provava ogni sorta di vessazione subita. Per Pauletto sono scattate le manette per atti persecutori e lunedì gli agenti della mobile di Vicenza gli hanno notificato l'ordinanza d'arresto ai domiciliari nella sua casa in centro città. Dei parchi abbiamo in qualche modo già parlato, avviati però nel tardo pomeriggio di oggi controlli straordinari a Campomarzo. Una cinquantina di uomini della volante della mobile di Vicenza, del reparto prevenzione crimine di Padova, due unità cinofile, polizia locale, 15 mezzi in azione oggi in una delle aree critiche della città, Campo Marzo. In atto un controllo straordinario deciso dal questore Giuseppe Petronzi, che ha impegnato gli agenti fino a sera per il contrasto a criminalità, spaccio, clandestinità, degrado e quant'altro. Da un primo monitoraggio sequestrata una quindicina di involucri di sostanza stupefacente, controllate decine di persone. E intanto è positivo il bilancio dell'attività degli agenti in bici dopo due mesi e mezzo di servizio pattuglia sulle due ruote nelle aree di Campomarzo, Parco Querini, Giardino Salvi, aree pedonali. 39 controlli effettuati, 312 persone, di cui 3 denunce, rinvenuto 1,5 etto di droghe, eseguiti 2 sequestri di merce appena rubata in altrettanti negozi del centro città. FAS e non solo, la regione allarga il monitoraggio ad altre sostanze potenzialmente tossiche e cancerogene nell'area della Miteni e in aree vicine. Sentiamo. Trissino, inquinamento da PFAS e la regione allarga il monitoraggio ad altre sostanze potenzialmente tossiche e cancerogene nell'area della Miteni e nelle immediate adiacenze. Sotto i riflettori, tra gli altri, benzotrifluoruri, perfluorurati e fluoroammine. Saranno sottoposti a controlli dipendenti ed ex della ditta di Trissino, ma anche i lavoratori di aziende esterne in contatto con la Miteni e di due ditte a fianco della stessa, per capire non solo gli effetti delle sostanze su chi ha bevuto le acque contaminate, ma anche su chi le ha inalate, toccate. Ancora non si conoscono gli effetti di PFAS e Company sull'organismo. Servono ulteriori studi per capire le conseguenze del caso più importante di inquinamento da PFAS a livello europeo. Chi ha tempo non aspetti tempo e la Giunta Variati con l'assessore di compartimento Isabella Sala lancia le politiche sociali per i prossimi 3 anni. Politiche sociali, le nuove frontiere della Giunta Variati negli ultimi scampoli di amministrazione. Due gli obiettivi che l'assessore alle politiche sociali, Isabella Sala, vuole portare a casa. Il primo riguarda gli anziani, mentre il secondo è rivolto ad incrementare il patrimonio abitativo del Comune e dell'Agenzia per la Casa. Forte dell'aggiudicazione a livello nazionale del bando periferie per 17.794.000 euro, una parte viene così investita in aiuto e supporto della terza età.
Vicenza, infatti, con una popolazione in calo, conta oltre 27.000 ultra 65 anni, praticamente uno su quattro è anziano. Da qui la necessità di nuove politiche che mettano in rete questa parte della popolazione. È difficile bussare alle porte fisiche delle persone, è più facile parlarsi all'interno di un condominio attraverso un gruppo di Facebook. Si sa se manca il sale, si sa se mi è venuto un malore, avverto il mio vicino che attiva, diciamo, quella che è la rete sociale istituzionale. Se l'antico borgo non è ricreabile fisicamente, la rete, i social diventano i borghi virtuali, mentre il comune lavora sul registro delle fragilità, un servizio di individuazione e monitoraggio dei cittadini in situazioni di vulnerabilità. In lavorazione il bando per incrementare il numero di operatori da inserire nei centri servizi sociali territoriali. Un altro bando invece rivolto al mondo delle associazioni di volontariato per progetti rivolti appunto sempre agli anziani. Altro fronte, altri progetti per un intervento triennale, questa volta riguarda l'edilizia. Dopo 9 anni, praticamente l'intero mandato della Giunta Variati, si apre ora l'acquisizione di un nuovo patrimonio immobiliare per l'edilizia ERP e per l'Agenzia della Casa. Apertura del bando 21 agosto, le caratteristiche sono ben precise, dalla superficie degli appartamenti, quella utile non deve superare i 110 metri quadri, da 1 a 4 stanze, appartamenti nuovi realizzati dal 1 gennaio 2006, se in corso di ultimazione devono risultare abitabili entro 3 mesi dalla data d'avviso. Chi ha degli alloggi a disposizione può fare domanda entro il 20 settembre rispettando appunto tutti i requisiti che ci siamo dati, ci sarà un punteggio, verranno selezionati, quindi ci sarà questo acquisto che potrebbe essere intanto di 15-20 alloggi per questa prima tranche. Obiettivo: assegnare già i primi alloggi entro giugno del prossimo anno. Il branco si avventa su un ragazzo di 19 anni, trovati e denunciati 2 giovani, uno di questi minori, ed è caccia al terzo ragazzo. Lo prendono a pugni, gli fratturano la mandibola, gli rompono un dente e lui, 19 anni, moldavo, sviene. Portato in ospedale viene sottoposto a un intervento chirurgico, tutto per aver urtato e fatto cadere la bicicletta di un 14enne ucraino, rompendo il contachilometri. Il minore, assieme ad altri 2 bulletti, un 19enne romeno e uno di cui ancora non si conosce l'identità, l'hanno atteso in via Rossi, zona Ferrovieri, e l'hanno conciato proprio male. Non contenti, gli hanno rubato la bicicletta, sono stati trovati al vicino centro sociale Bocciodromo. Identificati e portati in questura devono rispondere di lesioni gravi in concorso e caccia al terzo ragazzotto sparito. Dopo 1 mese e mezzo, un cittadino americano ritrova la sua bicicletta rubata in centro città, denunciato per ricettazione un 28enne della Guinea. Riviera Berica, subito riconosciuto la sua bicicletta che gli era stata rubata 1 mese e mezzo fa, è corso dietro all'individuo che la conduceva e l'ha fermato, chiamando gli agenti della Volante. Protagonista un 69enne americano, dipendente della caserma USA residente in città, cui era stata trafugata la 2 ruote di una nota marca statunitense parcheggiata davanti a un bar in pieno centro storico a Vicenza. Lunedì mattina, lungo la ciclabile davanti alla Palladiana Villa Capra, l'uomo ha visto la sua bici. In sella ci stava un 28enne della Guinea che non ha saputo spiegare dove avesse trovato la bici, accompagnato in questura senza documenti, è stato denunciato per ricettazione e messo a disposizione dell'ufficio immigrazione. Il pronto soccorso del San Bortolo in questi giorni è stato letteralmente preso d'assalto, vediamo. Quasi 700 gli accessi in soli 3 giorni tra domenica e ieri al pronto soccorso del San Bortolo, per l'esattezza 218 domenica, 204 lunedì, 248 ieri 15 agosto, e per assurdo le alte temperature hanno centrato gran poco, per lo più incidenti domestici tra cadute e ferite fortunatamente non serie, ma anche vertigini, sincopi e poi i mali tipici e fastidiosi della stagione, una su tutte la gastroenterite che ha interessato decine di vicentini. Almeno nota positiva le temperature che si sono decisamente abbassate, facendo quindi ben sperare per la salute in particolar modo degli anziani in quello scampolo che resta di questa estate 2017. In conclusione vi ricordo questa sera l'appuntamento con Luigi Bacialli e Focus e naturalmente l'attualità. Quindi vi lascio alle previsioni meteo per le prossime ore. Arrivederci. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Sulle prealpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Temperature in generale stabili.